19 ottobre 2015, siamo alla Festa del Cinema di Roma e questa è la Coffee Review di FestivalTube. Una bella giornata di sole ha accolto il pubblico della prima giornata della Festa del Cinema di Roma. Nel suggestivo scenario dell'Auditorium Parco della Musica è stato protagonista il rosso del tappeto delle celebrità. Tra gli ospiti illustri del pomeriggio, Isabella Rossellini e il regista e sceneggiatore premio Oscar Joel Cohen, che ha incontrato il pubblico assieme alla moglie Frances McDormand. Nel frattempo, per la retrospettiva Pixar, è stato proiettato Inside Out, ultimo capolavoro della casa di animazione Disney in grado di raccogliere i consensi di grandi e piccini. Seconda giornata della Festa del Cinema di Roma. Una folla ha atteso impaziente l'arrivo di Jude Law, attore britannico molto amato per i suoi ruoli nei film e non solo. Gli unici privilegiati sono stati tuttavia coloro che hanno assistito all'incontro ravvicinato che si è tenuto nella sala Sinopoli dell'Auditorium. Nel tardo pomeriggio c'è stato il passaggio sul red carpet degli attori del cast del film Lo chiamavano Gig Robot, prima pellicola italiana in concorso. Allo stesso orario, l'architetto Renzo Piano, ideatore dell'Auditorium Parco della Musica, dopo un rapido passaggio sul tappeto rosso, ha raccontato lo stretto rapporto tra immaginario cinematografico ed architettura, rivelando ai giornalisti che se non fosse architetto avrebbe fatto sicuramente cinema. Edizione della Festa del Cinema di Roma che ha visto come protagonista del red carpet il premio Oscar Paolo Sorrentino. Il regista ha presentato presso la sala Sinopoli il corto La Fortuna, episodio da lui diretto, tratto dalla serie Rio, I Love You. Altro ospite della rassegna è il regista Ettore Scola, in onore del quale è stato presentato il docufilm Ridendo e Scherzando, diretto da Paola e Silvia Scola con l'aiuto di Pierfrancesco Di Liberto in arte PIF. Questo era il resoconto del weekend della Festa del Cinema. Continuate a seguirci su FestivalTube.